La tenete su Tam? Se potrebbe fama. Meglio una build un pochino più tanky. Che c'è scritto Master con 2T? Non hai le prove, man. Non hai le prove. Master con 2T sul titolo? Non hai le prove. Ridicolo. Allora, pensiamo a sto game, dunque. Pack Ashibot contro Ezreal Rakan. In realtà Pack è buono contro Ezreal. Però Ashe mi soffre parecchio il Rakan. Non so, sta botlane è un po' rischiosa. Se vanno head qua, se vanno head i nostri due li spaccano completamente. Perché Ashe con lo slow fa veramente veramente male e sinergizza molto bene con Pyke, anche con la ulti. Oddio. Mannaggia a me gli oggetti consigliati. Benedetto sia Undo, come sempre. No. Wanna try broken stuff. Sì, ho due schermi Ghostbones, però la chat ce l'ho in entrambi gli schermi. Cioè, quando sto in game, ce l'ho solo di qua la chat. Solo su questo schermo qui. Quando invece sono fuori al game, c'ho Streamlabs OBS, che c'ha anche la chat qui davanti, quindi io leggo da entrambe le parti. No, 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 lo faccio dopo di questo, vedo. Non è stato fatto. Dopo questo game famo il giveaway. Allora, avevamo detto della botlane così, ok. Diciamo della midlane adesso. Midlane non è il cleanse, è molto snowbally sta roba. Snowbally, secondo me, 2v2 lo possono vincere benissimo i nostri. Se ingaggiano su TF. Però è stra rischi. Dipende da come se la giocano. E top abbiamo un gank potential stra good, stra easy. Quando faccio il 2 lo massacriamo. Cioè basta che hitto la Q e poi è morto. Forse potevo azzardare pure a prendere un Glacial Augment qui. Famogli una Q così che hai da. Non passo di qua perché è sospetto, ovviamente. Pensavo gli facesse tutti quei danni. Di solito usano tutto il Conqueror, invece col PTA la completamente. Oh, mette. Qua se te svegliavi prima, man, lo uccidevamo 100-100. Però vabbè, dai, te perdono. Chi c'ha nei jungler? Cosa? Vabbè, dai, se vuole fare altra roba in realtà ci sta. Peccato per aver mancato quell'occasione lì. Era super easy. Super easy kill e la mandavamo completamente al baretto, dai. Poi aspettiamo, l'aspettare. Ma sai, non ho fatto in tempo a mangiarlo. C'ho come sta impressione. Vorrei averci almeno la Bami Cinder prima andare back, quindi aspetto un altro po'. Se cosa snowballa così è un disastro per gli avversari. Se Kindred snowballa così. Ok, non serve mettere la ward perché abbiamo visto Nocturne Bot. Questo è un disastro, ancora peggio di prima. Fucking disastro. Sono stati fortunati che l'ha presa Pyke, ma quando il jungler muore sul river, ragazzi, è sintomo di brutte cose. Ha già usato la Q, però io non c'ho abbastanza anni per tirarlo giù. Non c'ho ancora il Bami Cinder.
Non riesce a pusharmela sotto torre comunque, quindi. Prendo metto. Ho rinunciato a questo, al poter frizzare la wave top per aiutare Kindred dal crab. Però se no Kindred là ci poteva morire. Peccato. Qua per la mia lane era abbastanza importante quel frizz. Però vabbè dai. La cosa importante, più importante è che Kindred rimanga head. E che Nocturne tilti perché il suo team non fa un cazzo. Quanto siamo evil. Ahia. Questo fa molto male in bot. Però la double kill l'ha presa Ragan, quindi non è andata. Poteva andare molto molto peggio. Nella lunga rischiamo un po'. Becca di questo, me. Ops. Oppela. Fatto poter spammare a Q così è veramente, veramente broken. Comunque sapete che penso che in realtà sto matchup sia buono. Pensavo fosse molto bad, invece molto buono. Mari soffri un po' se ti possono gankare, eccetera, ma c'è magic damage che lui non può diminuire. E fai davvero una marea di danni. Ma ho sbagliato. Aspetta adesso ovviamente. Top è free kill quando vuole Kindred. Tra poco fa il Sen Nocturne. Non l'abbiamo visto per un sacco di tempo, quindi è probabile che sia vicino al 6. Più o meno basta guardare il proprio jungler e te fai. Ma che FK? Ma secondo me sta guardando bot sto stupido. Si è preso tanti di quei danni. Nocturne è al 5 ancora, è bozzet. La farm è sempre la prima cosa. Oddio. Top è stra easy da levare. Alla fine doveva morire prima o poi. Noi top è free dive, gli dovrei scrivere che è free dive. Cioè, sta giocando bene, quindi io tendo a non scrivere niente a quelli che stanno giocando bene perché seguono il loro piano. E basta, non me vale. Tutto flash. Nice. E lui aveva appena tippato. Sì, è un buon matchup questo per tank, cioè rettifico. Pensavo fosse bad perché sei un tank, no? Di solito tank contro Irelia, contro il Conqueror soffro, ma tank c'è fucking broken. Cioè non c'hai modo di scappare dalla sua W. Dalla W dei tank c'è con Irelia. E Irelia c'ha una skill inutile che è la sua W appunto.
Cioè 4 secondi volti. Ah, è buggato. Ulti. Ah, era la ulti R The Glad 4 secondi. What? Ho detto Kindred. Yeah, yeah, sorry. My bad. Calamauro, pugni in chat. Ero con... cioè io pensavo di averci il tank qui, sinceramente. E pensavo che poi lei ci avesse la R, perché ho letto KR 4 secondi e pensavo che fosse buggata dalla ulti de Nocturne. Quindi tutto un ragionamento che alla fine ha portato a uccidere il mio jungler. Mannaggia. Grazie mille Calamauro e bentornato per i 4 mesi di fila. Pugni in chat per Calamauro, ragazzi. Dopo sto game, ragazzi, fammi il giveaway. Quindi non vi dimenticate, rimanete qui, rimanete sintonizzati. Preso, nice. Con questo famo dei danni esagerati. Ho intato, sì. In parole povere, sì. Volevo uscirmene in modo un po' più carino, ma purtroppo la realtà dei fatti è questa. Ho intato. È un miracolo che Kindred non abbia regquittato. Bam, easy. X Davide 1994, il ragazzo che mi ha regalato ieri il sub da Rengoland. Grazie mille, mate. E mi fai un altro sub. Grazie mille, man. Benvenuto, primo mese. Mi diresti il ragionamento dietro al time can stop? Tira un sacco di schiaffi a sustain. E niente, si può muovere sulla mappa. È molto forte. C'ha una lane phase molto forte. Questo è il ragionamento. E c'è anche l'approccio velocity che è veramente buono. Oh, ma che è? Subtrain. Japricot, pugni in chat. Ragazzi, famo la doppia estrazione qui se non se arriviamo a 14. Attenzione, attenzione. Solo per i sub, doppia estrazione. La clip basta che scrivi punto esclamativo pugno e ce l'hai, netta. C'è ancora quella clip miracolosa. Mamma mia, TS Domi qua, ragazzi. E il Buddha Resub, TS Domi per il primo mese, grazie mille. E il Buddha per 2 mesi di fila. Qui, ragazzi, stiamo a fa... Meno male. Andate in vacanza. Sì, Mr. Chuck, sì, Fragola. Andate in vacanza, Italian Dog, andate. Ciao, ciao, ci penso io qui. E Davide che regala pure un altro abbonamento. E qua l'abbiamo raggiunto il sub goal 100-100. Ben... Grazie. Grazie Davide per aver regalato l'abbonamento. A Cute Pietro. Grazie mille, man. E benvenuto Pietro. Ringrazia. Ringrazia il tuo benefattore. Il tuo benefattore Davide. Usciamo questo, andiamo back, dai. Comunque, hanno il punto... Allora, parliamo un po' più nello specifico di Tahm Can't Stop. Qual è... Perché è forte Tahm Can't Stop? Allora, prima cosa, è sempre stato un pick decente, non proprio forte forte. Però, che gli hanno fatto nel tempo? Che cosa è cambiato? Perché Tahm Can't Stop adesso è tornato, diciamo, in meta, in voga? Come mai questa cosa? Allora, prima cosa... I cambiamenti, questi sono tutti sono stati tutti i cambiamenti graduali che hanno introdotto per far ritornare in meta i tank, nonostante il Conqueror broken. E quindi hanno buffato la Sunfire, diminuendone il costo. Poi, oltre alla Sunfire, che hanno fatto? Hanno messo l'approccio velocity, che anziché dà il 10% di move speed verso gli avversari, ne dà il 15% verso gli avversari slowati. Più i cambiamenti che hanno fatto a Tank Ench. Ehi, e allora Pedostundus Pedustandus, pugni in chat e benvenuto, mette, primo mese per te. Primo mese con noi. Grazie mille, man. Benvenuto. Poi, allora, nello specifico,
che gli hanno fatto a Tank Henge. Preso. Gli hanno diminuito il CD e la Q quando è maxato. Che è veramente strong sta roba. Gli hanno aumentato lo slow, gli hanno aumentato il range e gli hanno indebolito la W invece. Gli hanno indebolito il danno in base alla vita della W e Tankage. E gli hanno aumentato però, gli hanno messo un danno base enorme per quando mangi i nemici. Gli hanno cambiato la passiva a Tankage, adesso è peggio in late game, tipo dopo il livello 16 o dopo il livello 13, adesso non mi ricordo quando è che scalava. Però è molto meglio per tutti i primi livelli ed è uguale dopo il livello 7, mi sa. E niente, tutta sta roba lo fanno diventare un champion broken, che adesso dominerà la top lane probabilmente. Io mi sa che devo andare a togliere il pane pure. Scusate ragazzi, ma io... una doppia vita panettiere verrà probabilmente top. Invece è qui. No. Dov'è? Ah, in mid. Ah, io sono praticamente immortale, ragazzi. No, non mi fanno danni, ragazzi. Io mi rifullo talmente tanto. Talmente tanti HP e mi rifullo così tanto che... cioè... vede, sono full HP di nuovo. E io mi chiedo perché non stiano penando già. Beh sì, questo è un po' un problema in effetti. Il level 1 gank l'ha completamente mandato al baretto. E pensavo che aveva pure messo la ward. Però non è riuscita comunque a evitarlo. Oh, la Fatrox adesso Tam. Tam però deve piacerti il champion. Cioè Olaf e Koso sono veramente divertenti, a prescindere, cioè fanno danni. Tankage deve piacere la tipologia un po' tank. Ah, non vogliamo andare, vabbè. Facciamola qui. Non è bastato. Davide che regala un altro sub a Dark Pixel. Benvenuto Dark Pixel, grazie mille Davide. Mamma mia raga, ci ho fatto una marea di sub. Ma che è sta roba? Pensate se mi svegliavo in tempo stamattina quanti sub facevo. Grazie mille Davide e ecco Dark Pixel, ringrazia il suo benefattore. Quanti sub stiamo ragazzi? Abbiamo fatto una marea di sub. Cioè abbiamo fatto una marea di sub sicuro. Non so se arriviamo. Secondo sub goal, vai, lo facciamo sto pomeriggio sicuro. Eh sì, siamo a 16. Vabbè dai, sub goal intanto lo aggiorniamo. Lo aggiorniamo a 21. Bam. Comunque doppio giveaway, non ve lo toglie nessuno. Let's go. Let's go. Non conviene giocare se prendi Tam. Non lo so ancora The First Ever. Perché non l'ho ancora... cioè, ho fatto due game con Tank Henge. Adesso. È il secondo game che faccio con questo champion. Quindi non so che dirti. Su carta ti potrei dire... magari preferisci non averci a che fare con... boh, non lo so. Anche con Fiora in realtà te la cavi. Perché c'è un sacco di roba. Contro Fiora te la cavi. Non c'è da che dirti, sai? Non so. Mi sembra forte contro qualsiasi cosa.